insulto è stata una scelta sbagliata, autoritaria, contro un principio sancito dalla Costituzione repubblicana. Per cui io la invito a ritirare questa delega. La questione relativa alla delega al culto affidata dal sindaco di Forio Francesco Del Deo all'assessore Luciano Castaldi e che in questi giorni ha fatto il giro del web e dei mass media è approdata nel civico consesso, dove il consigliere comunale del Partito Comunista Italiano marxista-leninista Domenico Savio ha attaccato duramente la scelta del primo cittadino. In modo particolare la delega al culto all'assessore Luciano Castaldi, che sta facendo, diciamo, discutere molti media, anche a livello nazionale. Ritengo che il sindaco abbia fatto una scelta anticostituzionale. Vorrei leggere al sindaco, qualora se ne fosse dimenticato, che l'articolo 7 della Costituzione dice, sancisce, lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi che non prevedono alcuna delega al culto. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale. Io ho la massima rispetto, il massimo rispetto per chi crede in una religione, per i cattolici in modo particolare che sono maggioranza, stragrande maggioranza nel nostro paese, però io questa sera avrei voluto chiedere a Luciano Castaldi se fosse stato qui presente, conoscendo il suo impegno nella Chiesa Cattolica e la sua propensione e la sua disponibilità nei problemi del cattolicesimo, se avrà comunque la stessa attenzione verso i musulmani, i maomettani, verso anche gli atei, gli agnostici, voglio dire. Comunque, caro sindaco, è stata quella della delega al culto, è stata una scelta sbagliata, autoritaria, contro un principio sancito dalla Costituzione repubblicana. Per cui io la invito a ritirare questa delega, ma anche perché l'assessore Luciano Castaldi ha tanti altri impegni nelle altre deleghe a cui dedicarsi. Intanto sui social network si è aperto il dibattito sulla scelta di assegnare la delega al culto nel comune di Forio. Mi sta bene tutto, capisco tutto, tranne la suddetta delega, peraltro non nuova all'ombra del torrione, ha scritto Emanuele, mentre Vincenzo si augura che almeno si dia pari dignità alle minoranze religiose, aggiungendo, sarò distratto, ma niente che riguardi l'integrazione a Forio. E mentre Carmine, rivolgendosi al primo cittadino, ha affermato, altro che assessore al culto, a Forio manca un dinamico assessore al lavoro, c'è chi ha ironizzato dicendo che a Forio ci prendono per il culto. E sinceramente, visto le condizioni di degrado sociale in cui versa il nostro amato paese, la battuta non sembra proprio fuori luogo. Intanto, sempre su Facebook, Luciano Castaldi ha cercato di smussare i toni della polemica affermando «Ribadisco, rispetto per tutti gli orientamenti sessuali. Nella sua intimità ciascuno è libero di fare quel che vuole. Rivendico il diritto di esprimere le mie idee sul diritto di famiglia e sul ricorso alla libertà di coscienza. La delega al culto non c'entra niente e comunque mai mi sognerei di impedire agli altri di professare la propria fede». Sin qui le parole di Luciano Castaldi, che però non sono destinate a far scemare le polemiche nel comune all'ombra del Torrione, essendo la delega al culto chiaramente anticostituzionale.